Salve a tutti e bentornati. Nel video precedente abbiamo esaminato alcuni casi del quarto tipo, ossia di persone che vengono rapite, dove ci sono prove fisiche di quel che si racconta e un numero di testimoni sufficienti a suffragare la versione esposta. In questo video invece cercheremo di comprendere quel che succede a circa il 15% degli addotti. Infatti, le tracce delle loro disavventure sembrerebbero essere proprio nel loro stesso corpo, sotto forma di impianti alieni. Secondo uno studio portato avanti da alcuni ufologi di fama internazionale, i rapimenti alieni riguarderebbero il 4% dell'intera umanità, ossia circa 300 milioni di persone, di cui più della metà totalmente ignara. Le prime cose che si sono notate sugli impianti alieni sono la loro similarità. La grandezza è quella più o meno di una testa di vite. Nell'80% dei casi questi oggetti sono impiantati sulla parte destra del corpo degli addotti, che riguardi una gamba, una mano o addirittura il cervello. In molti casi non sembra esistere una via d'ingresso, nessuna cicatrice, solo il frammento riscontrato tramite radiografia, TAC o risonanza magnetica. Queste informazioni le dobbiamo soprattutto a due studiosi, due dottori che si sono occupati di questi casi per molti anni, il dottor Roger Lear, scomparso purtroppo nel 2014, e il dottor Darrell Sims, tra l'altro ex ufficiale e agente CIA. Il dottor Lear era uno stimato chirurgo specializzato nella chirurgia del piede. Lear fece ben 17 estrazioni di impianti alieni nella sua carriera. Tutto iniziò quando vide per la prima volta un frammento alieno in una radiografia fatta ad una donna, che dichiarava apertamente di avere un corpo estraneo nel piede dopo un rapimento alieno. La radiografia confermò un oggetto metallico sottocutaneo senza alcuna cicatrizzazione esterna. Questo incuriosì non poco il dottor Lear, che da quel momento iniziò ad indagare su questi strani impianti sottopelle. Le caratteristiche di questi frammenti è una delle cose che più sconcerta. All'interno del paziente, gli oggetti sovente mantengono un anomalo magnetismo e una volta estratti aderiscono agli strumenti chirurgici, come fossero magnetizzati, caratteristica questa che tende a scomparire dopo poco che l'oggetto viene rimosso dal corpo dell'addotto. Il dottor Lear, durante un'intervista, racconta così l'esame di questi frammenti. I risultati di questi interventi chirurgici di impianti sono molto insoliti. In tutti questi casi non c'era praticamente alcuna risposta infiammatoria o di rigetto e questo non è il solito riscontro nelle reazioni di tessuti estranei. Normalmente corpi estranei incorporati nei tessuti producono un tipo di risposta infiammatoria acuta o cronica e possono includere la fibrosi o la formazione di cisti, ma non in questo caso. Si è anche scoperto inoltre che i bozzoli duri e biologici che rivestono gli impianti contengono recettori nervosi e cellule nervose. Questi anomali impianti hanno in alcuni casi anche una fluorescenza verde brillante in presenza di una fonte di luce ultravioletta. Il dottor Sims ha sempre avuto la convinzione che questi oggetti siano di provenienza extraterrestre e questo per differenti motivi. La loro composizione, il materiale che li avvolge è composto di proteine e cheratina, che non permette una risposta immunitaria e quindi un rigetto o una forma infiammatoria. Inoltre, questo materiale che avvolge gli impianti è così duro da non poter essere inciso da un bisturi di acciaio temperato. Bisogna usare un laser per penetrare detta membrana e raggiungere così il frammento. Prima di venire rimossi, alcuni di questi frammenti emettono segnali di radiazioni elettromagnetiche. In un paio di casi il dottor Lear raccontò che il campo magnetico generato dall'oggetto era così forte da allontanare il suo bisturi mentre cercava di cavare l'oggetto dal paziente. La membrana che li avvolge inoltre sembra essere sensibile ai fononi, ossia la porzione più piccola esistente in acustica, in pratica il rumore elettronico prodotto da un elettrone. I frammenti sono composti di ferro meteorico, cobalto, iridio, cloruro di sodio e boro. Hanno una relazione isotopica inesistente sulla Terra, ma facilmente riscontrabile in un meteorite. Inoltre, il dottor Lear e lo specialista di impianti alieni Darrell Sims trovarono all'interno di alcuni di questi oggetti alcune molecole di DNA diverse da quelle umane, come volesse essere una firma, qualcosa che somigliasse a un messaggio.
Per le vittime di rapimenti alieni, gli interventi chirurgici del dottor Lear rappresentavano il collegamento madre tra le esperienze personali avute con forme intelligenti e non umane e la prova schiacciante necessaria per confermare la realtà di questi incontri. In pratica era l'anello mancante. Quando decise di girare il paziente 17, Corbel era scettico riguardo a tecnologie aliene, impianti e quant'altro. Alla fine delle riprese si convinse del contrario. Corbel passò molto tempo con Lear e l'anonimo paziente 17 che descrisse come un tipo qualunque, proprio mentre si preparavano alla rimozione chirurgica e all'analisi del piccolo frammento di metallo trovato nello stinco dell'uomo. Quando Corbel iniziò le riprese, avvisò in modo perentorio il dottor Lear. Gli disse che se avesse mentito, manipolato la realtà dei fatti o cercato di ingannare il pubblico in qualche modo alterando i risultati, l'avrebbe smascherato. Dopo questo avvertimento, gli chiese se fosse ancora sicuro di volerlo lì a firmare il suo lavoro, e la risposta del dottor Lear fu perentoria. «Sì, Jeremy, se lo faccio da 20 anni, un motivo c'è». Il dottor Lear dichiarò di aver rimosso nanotecnologie da 16 pazienti diversi prima di lui. Di certo non era più qualcosa che poteva sorprenderlo. Lear purtroppo morì poco dopo aver rimosso il piccolo pezzo di metallo dalla gamba del paziente 17, proprio all'inizio del 2014. Nonostante non abbia potuto vedere i risultati del suo ultimo intervento chirurgico, due dei ricercatori con cui collaborava più strettamente proseguirono le analisi dello strano oggetto. E la seconda metà del documentario, Il paziente 17, fu dedicata proprio ai loro sforzi. Secondo le teorie di Lear, i dispositivi ritrovati nei suoi pazienti sarebbero state sofisticate nanotecnologie che non emettevano segnali radio, ma le cosiddette onde scalari. Un tipo di radiazione elettromagnetica la cui esistenza non è stata mai comprovata e che non può essere individuata dagli strumenti radio dell'uomo. Viaggia più veloce del suono e potrebbe potenzialmente essere utilizzata per la comunicazione. L'ultimo fisico che valutò seriamente la possibilità che le onde scalari esistessero fu, guarda caso, Nikola Tesla. Ad ogni modo, il dispositivo trovato nella gamba del paziente 17 risultò più che strano in termini di composizione. Il collaboratore di Lear, Stephen Corben, un nanoscienziato di affiliazione militare, portò avanti l'eredità del dottore, tanto che ad oggi si contano 24 impianti alieni estratti. Mandò il campione del paziente 17 a due laboratori per farne analizzare la composizione, usando la microscopia elettronica a scansione e l'analisi elementare ad ampio spettro. Questi test possono rivelare rispettivamente la struttura di un oggetto sulla scala molecolare e la composizione elementare completa di un campione. I risultati degli esperimenti scientifici sull'impianto estratto dal paziente 17 furono decisamente strani. L'oggetto che aveva incastrato nella gamba aveva una serie di caratteristiche che fecero pensare ad un oggetto extraterrestre almeno per la sua composizione chimica. Ma purtroppo è lontano dall'essere una prova schiacciante. Il dottor Lear fu spesso criticato dai suoi colleghi per la sua riluttanza nel condividere i propri risultati o i presunti impianti alieni da lui rimossi. Alcuni definirono antiscientifico questo suo atteggiamento. In realtà Corbel sostenne che Lear non stesse affatto cercando di nascondere i propri risultati. Fu tutt'altro che riluttante nel condividere il proprio lavoro. Il problema era che la comunità scientifica semplicemente non lo ascoltava o volutamente lo ignorava. Dopo la morte di Lear ci furono eventi strani e Corbel si ritrovò con più domande di quelle che aveva all'inizio. Nel tentativo di dare un senso alle analisi di laboratorio dell'oggetto misterioso, Corbel contattò due esperti esterni al progetto, compreso l'esperto di meteoriti Alan Rubin, che disse di non essere disposto ad essere ripreso per parlare di una possibile forma di tecnologia aliena. Però quando Corbel gli portò i risultati del laboratorio, disse che erano quantomeno curiosi, ma alla fine concluse che sarebbe stato necessario fare altri test per determinare se l'oggetto avesse davvero origini aliene. Stando a Corbel, poco dopo aver finito le riprese,
perse ogni traccia di Corben, che aveva preso in custodia l'oggetto rimosso dal paziente 17 dopo la morte di Lear. Semplicemente smise di rispondere alle chiamate e alle mail sia del regista sia del paziente stesso. Corben era di fatto sparito e aveva portato con sé l'unica speranza di soluzione del mistero. Corbel non ebbe più notizia da Corben per 2 anni, ma poco dopo la pubblicazione del paziente 17 i due ristabilirono i contatti e ora è proprio il regista in possesso dell'oggetto misterioso. Corbel disse che intendeva ripetere i test iniziali per essere sicuro che non ci fossero falsi positivi prima di esplorare quell'oggetto con altri test, quelli che potrebbero alla fine determinare se la piccola cosa metallica è venuta o no dallo spazio. «Non credo che le credenze e le convinzioni possano giocare un ruolo», ha detto Corbel. «Potrei trovarmi davanti alla più incredibile conferma fisica di un dispositivo di nanotecnologia aliena, proveniente da un altro pianeta e prodotto da un'intelligenza avanzata, oppure no. Ma puoi star certo che scoprirò la verità. Lo devo al paziente 17 e lo devo al dottor Lear». Ma ci sono anche altre testimonianze di rapimenti. Decine di persone che spontaneamente o tramite ipnosi regressiva hanno recuperato i ricordi di quell'orribile esperienza. E ricordano in alcuni casi di essersi trovati in basi militari sotterranee, dove reparti militari e una certa specie di alieni grigi sembravano collaborare anche nei terribili esperimenti che come cavie erano costretti a sopportare. Il dottor Stephen Greer ha sempre dichiarato che gli impianti non sono tutti di origine extraterrestre, ma che una parte dei servizi segreti deviati e militari hanno imparato appunto dagli alieni ad impiantare questi oggetti negli umani per il solo scopo di controllo e manipolazione mentale. Mi torna alla mente la storia di Phil Snyder, il geologo che lavorava ad un progetto sotterraneo governativo e del suo incontro e scontro con gli alieni che decise di divulgare e che stranamente lo portò a suicidarsi, se così si può dire, strangolandosi con il suo stesso catetere. E ora cosa succede? Adesso hanno finito. Mi sembra che sto passando sotto una cosa di metallo che sembra una cosa che ho visto da grande quando andavo via con l'aereo. Ah, quando sì. Si passava che c'erano le valigie, quando ero grande si passava le valigie sotto una cosa che rulla, una cosa tutta di metallo, e io passo sotto di lì e mi fanno una specie di lastra. Sì. Allora vedo tutto nero e io non respiro, mi manca l'aria, non so dove vado. Vado di lì, poi dopo entro in un tubo trasparente. Sì. Un tubo trasparente, lungo, e mi manca il respiro. È lungo, e dopo il tubo si piega, e dopo ci sono due persone nude, io sono una di loro, però non so quale sono. No. Io non so quale sono, perché sì. Adesso non sono neanche più vestita, no. Non ho più niente addosso, sì. io mi vergogno, sì. io voglio tornare a casa. Non ti preoccupare, ora fra un po' ti ci portano a casa. No, non mi portano, sì. Come hai fatto quello uguale? È uguale a te, quell'altro? Sì, è uguale. Uguale. Sì. Uguale. Quanti sì. anni hai? 13. Brava. 13 anni. Ah. E in questo tubo come sei? Orizzontale o verticale? Sono orizzontale. Orizzontale. Brava. No. Anche l'altro, tutte e due. Tutte e due? Siamo due. Ah. Non capisco più chi sono. Sono io. Sono dentro. Sono due persone, ma una dorme. Sì. Io sono sveglia, l'altra dorme. E l'altra dorme? Sì, sì. Senti, e ora cosa succede? Cosa succede? Ti vedi dall'alto. Sì, io mi vedo dall'alto. Brava.
si vede dall'alto. Sì, un attimo muovevo ancora, poi mi sono dovuta arrendere, mi sono dovuta rassegnare e poi mi vedo dall'alto. Si vede dall'alto, sì, ora bloccati sì. Qui. Vedi dall'alto, vedi? Sì. Ci sono due tu lì. Ma sì. Ci sono due tu. Sì. Bene, e tu chi sei? Ma io chi sono? Sono, allora, io sono quella a destra. Che differenza c'è? Perché una dorme e io mi sono un'altra appena addormentata. Io mi sono appena addormentata. No, non sono appena addormentata. Non credo di essere addormentata. C'è qualcosa che è uscito, c'è l'anima che è uscita. Perché l'altra dorme, è uguale a me, ma non sono io. Sono io, ma non sono io, non lo so. Sì, bene. Bene, e tu ti vedi dall'alto? Sì. Ce l'hai il corpo? No. No, non ce l'hai. Da quanto tempo esiste? Ma io è tanto, tanto, non ho tempo. Non hai tempo? No. Cosa ci fai lì? No. Ma io sto guardando perché quello stupido del corpo si è fatto prendere. Ma di questo ne parleremo ampiamente nella terza parte di questa ricerca.